è un passo significativo di un percorso che si sta facendo di ripristino della legalità, di restituzione a questi territori di servizi che sono servizi di civiltà e di coesione sociale. Quindi questo impegno continua da parte al governo, questo è un dato positivo. Io mi auguro che si possa estendere anche agli altri comuni dell'area nord, perché questo territorio è un territorio che ha bisogno di grande presenza dello Stato e anche di grande supporto delle tante amministrazioni, perché ci sono molte amministrazioni che operano bene ma hanno difficoltà di risorse finanziarie, soprattutto di personale, quindi avere un sostegno diffuso sicuramente aiuta a estendere questa esperienza anche ad altre parti della città metropolitana. È un invito, un appello che insomma sta facendo al governo? Sì, io credo che il governo, partendo da questa esperienza, debba sempre più supportare le amministrazioni locali, ovviamente intervenire là dove il problema è esploso, però anche supportare quelle amministrazioni che stanno operando in maniera virtuosa, che però spesso lottano con la mancanza di personale, con la mancanza di risorse. Io sento spesso i comuni di questo territorio, ci sono sindaci che lavorano con grande impegno ma hanno bisogno di sostegno. Un segno della presenza dello Stato, garantita dai nostri carabinieri che hanno operato, dalle nostre istituzioni che tutte insieme stanno lavorando per rendere libero ogni luogo in Italia, delle nazioni civili. È normale la sicurezza, è normale poter vivere nei parchi, è normale poter circolare liberamente, avere lavoro. Ecco, noi vorremmo che un giorno i nostri ragazzi non debbano guardare come cosa anomala quello che sta accadendo, ma semplicemente come l'esempio di una vita normale. Quello che è accaduto qui a Cavano non era normale. E adesso invece siamo tornati in una condizione in cui lo Stato, dando il suo supporto alle istituzioni locali, ridà speranza ai tanti cittadini onesti, che vanno la grandissima maggioranza dei cittadini, la quasi totalità dei cittadini, sono persone per bene che vogliono lavorare, vogliono vivere, vedere crescere i loro figli in serenità. Ecco, abbiamo dato un riscontro a loro.